Metropolis, Pino imperatore, scrittore e tanto altro. Grazie di essere con noi. Ciao, grazie a voi. Allora, partiamo subito con la prima domanda, ovvero come sta vivendo questa emergenza e crisi il mondo dell'editoria? Praticamente siamo fermi, letteralmente fermi. E dobbiamo aspettare perché è chiaro che in questo periodo fare uscire dei libri significa andare incontro a un suicidio editoriale. Le case editrici sono tutte in attesa, tutte le uscite che erano previste in questo periodo sono state rinviate. Ci sarà sicuramente una ripresa dopo l'estate, probabilmente un intasamento anche nel periodo prenatalizio. Speriamo, perché questo significherà che l'emergenza è finita, almeno per quella fase. Almeno per quella fase. Ma se volessimo trovare in qualche modo una nota positiva, durante questa emergenza, siete stati maggiormente ispirati, stando al chiuso? È così? Guarda, sto leggendo tantissimo perché sono, oltre a scrivere, sono anche un appassionato lettore. Io credo che un buon narratore, un buon scrittore debba essere innanzitutto un potentissimo lettore. Sto appuntando una serie di idee, ho già una serie anche di progetti che avevo pronti che dovevano partire. Doveva partire, tra l'altro, e purtroppo è stata bloccata proprio con l'inizio della pandemia, con il blocco in Italia. Dovevano partire le riprese per il film tratto da Benvenuto in Casa Esposito, il mio romanzo. Fortunatamente, ma lo dico senza presunzione, le idee non mi mancano. Non vedo l'ora di cominciare a capire un po' che cosa accadrà da qui a 1 o 2 mesi in modo da potermi regolare per il prossimo romanzo, per le prossime uscite. Tra l'altro abbiamo intervistato qualche giorno fa Nunzia Schiano che doveva in pratica essere una delle attrici di questo film, tra l'altro una commedia di successo che ha girato insomma in tutti i teatri per la regia di Alessandro Siani, se non sbaglio, giusto? Sì, è stata sia di Alessandro Siani che di Paolo Caiazzo. Paolo ha anche Paola interpretato Caiazzo. quello di Tonino Esposito. Eravamo pronti, Nunzia fa parte del cast, speriamo che presto si riprenda questo progetto. Io ho timore, anzi ho la sensazione nettissima che tra qualche mese la gente non vorrà, una volta finita l'emergenza, non vorrà sentir parlare a lungo dell'emergenza, perché stiamo soffrendo troppo, stiamo vivendo un periodo troppo assurdo, costrittivo, privati degli affetti, dei sentimenti, dell'amore degli altri, della possibilità di incontrare gli altri. Quindi riparlare da qui a qualche mese con un libro, che sia un saggio, che sia un romanzo, che sia un racconto, di questa fase della nostra vita così triste e così cupa, penso che sarà un po' difficile. La gente vorrà sentire altro, secondo me. Vediamo cosa accade. Io sono pronto a qualsiasi evenienza, a trattare ovviamente a modo mio la tematica, anche in senso metaforico, magari. Assolutamente. Dicevo prima, lei è scrittore non solo, in realtà è stato impegnato anche in politica. Per un pensiero, diciamo, quanto più lucido possibile, cosa ne pensa delle ricette date dal governo centrale, quindi dal governo Conte, e poi, diciamo, riprese da De Luca? Sono state valide? Sono state giuste? Secondo me occorrerebbe una maggiore centralità, una maggiore coerenza. È vero che i territori sono diversi fra loro, è vero che ciò che sta accadendo al nord è diverso da ciò che sta accadendo al sud e che la nostra realtà dal punto di vista socio-economico è differente da quella del nord per molti versi. Ma è anche vero che se c'è una direttiva, una linea nazionale delle disposizioni prese con i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, bisogna pure adeguarsi. Faccio l'esempio delle librerie. A livello nazionale è stato deciso che potevano riaprire, a livello locale, in Campania, ad esempio, ma anche in altre regioni, è stato detto di no. Questo sconforta non solo ovviamente gli operatori del settore che stanno in grossa difficoltà, tutti i librai, tutte le catene librarie, tutte le case editrici, ma sconforta anche i lettori stessi che si trovano spaesati tra una direttiva di carattere nazionale e un'altra invece che viene applicata a livello locale. Le librerie, purtroppo, ahinoi, in Italia non sono mai state così affollate.
Quindi basterebbe regolamentare le entrate, come sta avvenendo anche in alcuni esercizi commerciali, dove andiamo a fare la spesa, i tabaccai, gli stessi tabaccai sono aperti, le Assolutamente. edicole sono aperte. Basta fare un po', mantenere le distanze di sicurezza, organizzarsi e anche le librerie. Molto inventato, insomma, come sta avvenendo già per le altre attività. Certo. Siccome lei, il suo lavoro è anche lavorare di realtà, sì, ma anche di fantasia. Quindi la mia domanda è: come immagina la famosa normalità, il ritorno alla normalità? Come lo immagina? Io lo immagino come una grande festa, una festa collettiva. Ci sembrerà sicuramente a un certo punto, quando cominceremo a uscire, strano a stare per strada e vedere tante persone per strada. Io per motivi di lavoro, ad esempio oggi sono uscito, sono andato a Napoli e quindi mi sono mosso in città, in una città che è estremamente, come sappiamo, vivace, ricca di gente, di persone che stanno per strada, che si incontrano, folle, eccetera. Vederla in questi giorni, in questa condizione, è veramente molto triste. Credo che soprattutto noi del sud, che amiamo stare insieme agli altri, amiamo proprio toccare gli altri, abbracciarli, stringere mani, baciare gli altri, avere questo contatto proprio fisico, no? Con gli altri, secondo me esploderemo di gioia quando avremo la possibilità di rifarlo, e di rifarlo soprattutto nei confronti di persone che noi amiamo, i nostri amici, i nostri parenti, Certo. conoscenti, colleghi di lavoro anche, alla fine diventano anche loro amici. La vedo come una grande esplosione di gioia, un grido di liberazione. Ha immaginato oggi Giancarlo Siani come avrebbe potuto scrivere, cosa avrebbe potuto scrivere della camorra ai tempi del Covid? Cioè, Carlo, secondo me, avrebbe dato un grande esempio di coerenza giornalistica, oltre che di coerenza umana. Lui era una persona che amava ovviamente il suo mestiere, lo faceva al meglio delle sue possibilità, con tutte le difficoltà che all'epoca c'erano. Ricordiamo che eravamo nell'85, gli anni 80, non c'erano gli smartphone, non c'era Non c'erano i internet, social. non c'erano i computer, i giornalisti lavoravano per strada, dovevano scarpinare, veramente, andare in giro per conoscere gente, per intervistare le persone, per scavare nel vero senso della parola le notizie. Io credo che l'avrebbe fatta a modo suo, puntando al cuore dei problemi, raccontando l'essenziale, raccontando i fatti, senza metterci niente in più e niente, o toglierci qualcosa. Così era fatto Giancarlo, lo faceva con grande gioia e sempre con quel sorriso sulle labbra straordinario che io non dimenticherò mai. L'ultima domanda poi la faccio andare. A cosa sta lavorando? Sto lavorando a più cose, nel senso che rispetto a quello che dicevo prima, siamo un po' fermi, sono fermi ovviamente, fermo tutto il settore editoriale. Ho nel cassetto 3-4 progetti. Nel momento in cui si sbloccherà la situazione, capirò anche come si muoveranno le case editrici con cui sono in contatto attraverso la mia agenzia letteraria. Tirerò fuori dal cassetto l'idea giusta, quella che può andare bene. Mi tengo pronto per qualsiasi necessità, sono fatto così. I miei agenti letterari dell'agenzia Malatesta di Milano, da questo punto di vista, mi sputtano, dicono: "Pino, a noi basta un'idea, ma non 10, perché ogni volta li inondo di progetti." Sono fatto così, me ne vengono tante, quindi le tengo pronte Una buona a lui. felicità di pensiero, diciamo, di iniziativa e di progettistica, cosa buona, cosa Sì, quello non mi è mai mancato. buona. Assolutamente. Allora, io la ringrazio di aver condiviso con noi il suo punto di vista, importantissimo, e le auguro, insomma, quanto prima di poter pubblicare, insomma, di farci arrivare finalmente i suoi lavori, quelli che sono lì nel cassetto. Grazie mille a Pino Imperatore. Grazie a te, grazie a voi. Ciao. Ciao.